Signori miei carissimi, guardate che colori, guardate che bellezza. Siamo qui con il nostro Nakino. E proseguiamo. Però mi devo caricare. Ho visto che ci sono due forzieri, li voglio. Qua se volo giù muoio sicuramente. Ma posso volare giù? No. Ci sono delle coccinelle che mi sembrano un po'... Ma sei scemo? Ma guarda, ma che figati i nemici animaleschi. Ma è proprio carino da vedere, proprio bellino. Ragazzi, mamma mia. È un vaso, signori miei. No, io ti ammazzo, coccinella, anche se mi dispiace. Guarda questo invece com'è aggressivo. Ah, ci sono anche degli oriundi del posto. Allora, qui non sembra esserci null'altro se non dei cristallotti azzurri e questi gialletti. Non abbiamo ancora caricato i poteri, eh. Non so quanto potrà essere seguita questa serie. Ciao! Giornata, vero? Non vi stupite del fatto che sono un alieno fatto di reperti? No. Niente. No, forse ormai Nak è famosissimo. A parte che ci sono degli animali iper aggressivi di fianco alla popolazione, ma... Un po' di fisica. Però... Devo schiacciare al momento giusto, perché sennò altrimenti mi fa il super attacco della fede qui. Sicuramente anche questa girella potrà essere potenziata per durare un po' più a lungo. Questa brezza è davvero piacevole. Sì, ma è una giornata stupenda. Ma eravate giù voi? No? Game design un po' farlocco, vabbè. Ma scusate, cazzo, ma... Sì, loro si tele... Ah, vabbè, qua è stato... È corretto, sono arrivati... Ma che succede a tutte le ruote idrauliche? Energia idroelettrica. Quelle ruote alimentano tutta l'acqua. Vabbè, vabbè, cazzo. Siamo in un mondo dove ci sono dei reperti che... danno energia a tutto... della roba stranissima e ti sorprendi per... un sistema... che utilizziamo anche noi tranquillamente. Energia idroelettrica, cioè. Bizzarro. Lucas, sei un coglione, cioè. Sono un ignorantone, t'ho visto, madonna. Io voglio trovare i tesori, perché ci sono dei bei perk e ne avremo bisogno, ragazzi, perché ripeto, il primo Mac. Buona passeggiata. Salve. Beh, vivete in un posto bello sicuro, tra l'altro. Il primo Mac era veramente punitivo. Pram pram. Ma se usassi... Ah no, non funziona il digitale. Devo usare l'analogico per forza. Ma ci sta. Ma magari in certe fasi platform sarebbe forse un po' più comodo. Aspetta un attimo. Mi sentirebbe... Ah, non ci va. Dovremmo trovare un'altra strada. Non ci va. Va bene, io di qua lo vedo che ci posso andare. Ma... No, no, lì non ci va, è solo... È solo per bellezza, comunque non è... Porca troia, non l'ho fatto in tempo, è solamente un fondale. Ma si vede che non è in asse con questo, con questa carrucoletta. Non stare attenti, madonna, se no... Oh, Nakino! Porca... sempre più cicciuti, pian piano. Questo aspetta un attimo. Allora aspetta, dammi peso. Qua c'è un trucco sicuro. Madonna, Nakino. Hai acquisito una parte di gadget teletrasporto. Che fico. Nel primo forse era perché non volevano spoilerare alcuni poteri a chi non aveva... è caduto un cubo! A chi non aveva il gioco, e vabbè. In questo invece vedo che mi mette... C'ha le pattine sotto i piedi, cioè... C'ha le fette di sottiletta craft. Che cos'è?
Invece nel primo vi stavo dicendo che, cioè, in questo secondo capitolo, quando trovo un pezzo, vedo se i miei amici che ho appunto sulla lista PSN l'hanno trovato o meno. Quindi ho gente che gioca a Nacchino, bravi, siete degli intenditori, madonna. Faccio il giro perché... Madonna, con le ottero. Ma sono morto, Cristo! C'è ancora il coleottero? Perché c'è... Ecco, perché sei lì tu? Che cosa fa quel coleottero lì? Mi stupisci. Perché sei lì? È andato via. Vabbè. Sei davvero venuto qui da solo? Ma voi come cazzo avete fatto? Un compagno di avventure. Come fanno loro a teletrasportarsi? Scusami. Non facciamoci domande inutili, siamo in un gioco fantasioso. Eccoli! Maledetti goblin! Guardali come sono pucciosi! Porca, questo smazza, eh! Anche il design è bellino, guardali come sono carini! Madonna. Voleva. Oddio, ma è resistentissimo! Guarda che si para! Cazzo di me! Sono dappertutto. Perché i coleotteri? Questa roba sbucano da tutte le parti. Vabbè, ma non riusciamo a coesistere con questi goblin. Poveracci. Eh no. Oh 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 oh, t'ho visto. Maledetto. Ragazzi, magari soprattutto in questi primi appuntamenti. Oe, no, aspetta un attimo, spara. Mamma mia, beh no, io ti giuro che questa è stata la trovata migliore, semplice, già vista, eh. Comunque, i punti abilità vanno su facendo esperienza, cioè distruggendo i nemici come se fosse un minimo di GDR. Questa cosa è fantastica. E vi dicevo, in questi primi appuntamenti soprattutto cercherò di non lavorare troppo di post produzione, non voglio fare troppi tagli, troppe lavorate, anche perché ve lo dico sinceramente, non ho molto tempo, quindi saranno video un po' più semplici, un po' più un walkthrough, ecco. Poi ditemi voi se magari non vi danno fastidio così, magari sono un po' più lunghi. Aspetta un attimo, madonna. Ma io posso pararvi anche... Cioè, il Perry... No, il Perry sulle spalle naturalmente non è che gli torna indietro, gli va in fronte. Bello il danno a dare, a godo. È più equilibrato, comunque, perché fanno danno, però... Aspetta un attimo che ho capito una roba io. I cristalli gialli adesso mi stanno facendo da scudo, ragazzi. Io non sto prendendo danno perché ho la barra gialla. Cavolo, era molto... Aspetta, faccio il giro, perché voglio vedere se c'è qualcosa qua. No. Se ci fate caso, la mia barretta... Aspetta, attacca. No, non viene più fuori adesso. La mia barrettina gialla era molto più lunga. Con le 8 l'ho visto. E adesso invece si era praticamente più che dimezzata. E secondo me appunto non è il discorso che noi eravamo nel tutorial, non prendevamo danni. È il fatto che appunto abbiamo la possibilità di parare in automatico i colpi grazie a questo scudo. Perché il disegno è quello, cioè pieno di... Aia. Ok. No, aspetta, cavolo. Ma sono un coglione. Sono veramente un coglione. Ma se ci vado piccolino, non sono un po' più agile? Ah, guarda! Preciso nei denti, madonna! Mi ha demolito. Boh.
mi dà pochissima esperienza la coccinella, ma me la dà, quindi la uccidiamo malamente. Che bello da vedere. Quanto sei simpatico, Nacchino. Ti voglio bene, Nacchino. Porca platforming dello zio Botti. Vai qua. Pram, pram, pram. Un po' di relax con un giochino così bello tranqui. A parte che ci farà bestemmiare malamente più avanti. Mamen. Parabampa. Tu sicuramente sarà anche bello longevo, perché il primo, ragazzi, sono una demenza assurda. Voglio rushare, che non mi sembra proprio il caso. Ah, poi sono scemo, anche in volo posso usare queste robe. No. Così. Spero che si possa aumentare anche la distanza percorsa in volo con questo strafe incredible. Vabbè, questo qua è un po' posticcio, però tanto non posso cadere. Via, via, via tutte. Via tutte, datemi l'esperienza che devo fare tante belle robe. Pam 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 pam. Sono kilo. Pam pam. Oddio, piano. Cristo santo. E devo andarci piccino. Pam pam. Nacchino! Aspetta, aspetta! Torniamo bei cicciuti. Adesso questi qua mi... No! Volevo andare giù! Madonna! Ma perché? Perché? Dov'è il dottore? Infatti loro erano già qua. Aveva detto che sarebbe venuto. Ha avuto un imprevisto. Però non ha detto cosa. Cazzi suoi anche, cioè. Cioè, ha avuto una visita alla prostata. Per la scalata. Probabile. Io posso scendere, perché sicuramente c'era qualcosa là. Siamo ancora nella stessa zona, sì. Manca ancora un forziere. Ma magari no. Forse c'erano solo dei giallini. Mamma mia. No, questo qua mi tira. Ecco, vedete che adesso che ho finito. Ma sei ancora vivo? Non t'ho visto. Adesso che ho finito la roba gialla, a parte che l'energia si è ricaricata, vabbè. Non ho più lo scudo. Ma molta attenzione, Nak, la discesa è lunga. Qualcosa di strano. C'è qualcosa che è cambiato radicalmente dal primo Nacchino. E voglio capire cosa. Che ritardo! Questo è molto più veloce. Dai! Ma non lo vedo! Non ne sto prendendo uno! Ero girato, ragazzi, cioè incredibile. L'energia si ricarica. No, ragazzi, ma ho capito. No, ma è un problema. È un problema. Questo luogo è pieno. Io picchiando questi scemi pagliacci sto ricaricando la barra blu sotto per avere i potenziamenti. Quando vengo colpito, ogni volta che vengo colpito, prima mi si abbassa la barra gialla che fa da scudo. Dopodiché mi si abbassa la vita. La vita viene ricaricata usando quella robetta azzurra lì in basso. Però dopo cosa succede? Che più vieni colpito, più viene mangiata l'esperienza che ti fai. È stata da goblin. Per un esploratore come me è una sciocchezza. Cazzo, ma è difficilissimo. Lucas, Ryder, vedete i cristalli blu? Guardate che faccio. Lui può usare tutto. Si teletrasporta. Che forte. Sei forte, Nacchino. I goblin, Lucas, sono tutti tuoi. Sì, mostrerò a Nack delle nuove mosse. La trasmutazione del Nacchino è questa.
Minchia, ragazzi, però è difficilissimo così. Devo stare veramente attento. Non devo farmi colpire. Guardate che bella questa foresta. Guardate che belli gli effetti luce e ombra. Come vi dicevo, appunto. Merda, il fango mi rallenta. Non dobbiamo farci colpire se non abbiamo... Se non abbiamo... Ecco, ad esempio. No, ho fatto il parry. No, però... non capisco. Dovrei provare... Dovrei provare... No, forse no. No, no, ragazzi, è che... No, ho detto una stronzata. Fortunatamente non era così, perché sarebbe stato veramente difficilissimo potenziarsi. Praticamente tutte le volte che fai un cerchietto riempi uno dei quattro lati. E praticamente... Toh, vedi? Ho riempito un po' il cerchiettino e c'è una barretta già fissa. Quando riempio le quattro barrette ho un potere da sbloccare. Vabbè, cazzo. Beh, sì. Se no, se fosse stato come dicevo io... questo è un tesorone. Sarebbe stato veramente tosto. Ah, esperienza, godo. Grazie. Quindi ci sono anche segreti di questo tipo. Dobbiamo trovarli, eh. Dunque, graficamente mi piace un botto, ragazzi, veramente. Una bella grafica così su un gioco del genere ci sta alla grande. Alla fine. Toh! Alla fine, essendo un'esclusiva, dal meglio di sé. Ah, cazzo, non me le ricordavo queste trappole, vero? Ah, ma poi si rompono anche. Tic. Bene, quindi i cristalli gialli comunque fanno da barriera. Se però riesco a tenermeli, forse... Ci sono due strade. Forse posso utilizzare dei poteri. Adesso, quella giusta quale sarà? Chi lo sa. Qua c'è un forziere intanto, quindi... Ma perché, scusa, ho fatto... Ah, sì, no, è giusto. Ho avuto una giusta intuizione alla quale non avevo... Cioè, in automatico. Della quale non ero convinto inizialmente, in realtà era giustissimo. Scherzi dell'ipotalamo, però. Pensavo ti avessimo perso. Arriva, C'è una chiena... dammi questa bella coccinellona. Madonna, mi è scappata. Pirin pim pim pim. Pirin pim pim pim. E mo? Esagerato, un attimo. T'ho visto, t'ho visto. No, non è vero, non c'è nulla, però. Dai, telecamera però non vedo. Porca vacca, se sei agile. Sei tozzo ma agile. Oh, non vedo però. Cioè, telecamera. Vabbè, mi fa anche la doppia, mi fa. Cristo santo. Dalla forma sembrano rovine degli alti gol. Alti gol? Diversi da quelli che vediamo di solito? Oh, molto, ma sono spariti da tempo ormai. Quindi? Cos'è? Ah! Aspetta un attimo. Dai, qua c'è qualcosa. No? Ah, guarda! Ma che bastardo! No, sono dei trucchi assurdi, che bello. Un'altra parte di bomba di pietra solare. Ce ne manca una, poi dopo abbiamo già il primo gadget. Che faccetta da kiddo. Torniamo bei forzuti. Bello, ci sono tante meccaniche in più. Rompi il cristallo. Sono forte? Mamma mia. È tipo la stella di Super Mario Bros. Mamma mia! Rage!
Rage mode. Modo. Sei forte, Nakia. Probabile che questa porta sia stata costruita per tenere fuori gli estranei. Interessante, vero? Beh, è alquanto comune in questo tipo di... Sì, lo so, l'avevo intuito, cara tempo, ma voglio guardare qua cosa c'è. Parapam pim pam. Parapam pam pam. Attenzione che quelle vespette ci vogliono pizzicare. Merda. Merda. No. Aspetta. Mamma mia. Tuo zio teme una cosa sola. Le ali. Ecco. So che temi anche altre cose. Sì, anche secondo me. Guarda. Guarda quanti trucchelli. Ah cavolo, ma loro sono già là, guardali, che bastardi. Grazie. Ciuccia. Dai, 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 dai. Ah, fangolo. No, scusate, ma io voglio andare a vedere di qua. Ah, sono passato, era il loro sentiero, no, ok. Vado via. Sia caduta una roccia. Come facciamo a passare? Ma ci penso io, ragazzi. Ma secondo voi? C'ho la potenza delle braccia che fa paura. Nakina. Grazie. Che potenza. Che arroganza. Ah, siete troppi. Porca vacca. Oh, a momenti beccano loro, però. Dai, freccia. No. Aia. Però sei stronzo. Lasciatelo dire. No. Ci sono le spade piantate per terra. Mamma mia, spacco i roccioni che... Guarda. Dai, che devo teletrasportarmi. Qua c'è qualcosa, dai. Yes. Ma non è un trucco. È un tabernacolo. Ma... Mamma mia, cosa sei? Cosa sei? Ma cosa sei? Non posso romperti. Madonna. Guardalo. È un ragnetto... Tutto culo. Tutto culo e niente arrosto. Però ragazzi, se mai, se i video fatti così dovessero davvero essere un po' troppo lunghi, ve li dividerò, insomma. Strano, E riprenderemo nell'appuntamento successivo, magari senza saluti, senza... Oddio. Guarda, è pieno di segreti questo gioco. Senza... menate varie, perché, insomma... Vi ho già spiegato che preferisco... questo periodo perdere magari un po' meno tempo in post produzione, ma godermi i giochi e comunque portarli sul canale, perché un bel nacchino ci sta sempre. Questa è bloccata. Per andare avanti dobbiamo aprire questa porta. Ancora te, Nak? Ma c'era tutto incastrato qua, Aspetta che mi prendo questa roba. E vai. Arrivo. Praticamente ottimo. Vabbè, le ho schivate tutte, ma non tutte. Madonna, il Perry. Bellissimo. Il Perry è bellissimo. Non riesco a prendere quel robo. Lo vorrei tantissimo. Niente, lo sfioro. Andiamoci dentro. Stai tranquillissimo che io vado qua. Sì, comunque i giochi predisposti per l'HDR già di per sé hanno un effetto. Io questa cosa qua l'ho notata ad esempio anche nella beta di Battlefront 2, che si vede lontano un miglio, che sarà uno di questi giochi. Di questi giochi che appunto verranno potenziati grazie alla Play 4. Però, no, non lo posso rompere quello lì.
E appunto c'è questa luce bella calda. Si vede anche tipo in giochi come Uncharted. Ed è già più pregevole a prescindere, anche senza attivarlo, hanno un qualcosina in più. No! Ma però sono stronzo un po', devo dire la verità. Ma le trappole colpiscono anche i goblin, fantastico! Dovevo aspettare che avanzasse, che così si ammazzava da solo. Ok, l'ombra. Però è un attacco che loro giustamente volando non lo subiscono. Ci sta. Diciamo. Oddio! Fregati! Ma mi sono perso le spalle. Cosa fai? Sì, vabbè, ma dai, con quella fisica. Finalmente siamo fuori. C'è una piramide? Piramidi dei goblin. Sì. Era questo che volevi mostrarmi? Per cominciare. Andiamo. Ok. Bene, procediamo. Capitolo 2 / 3 nelle rovine. Signori miei, io vi saluto. Il nostro nacchino è bello. Fiui! Bello agiletto. Guarda come si rimonta, come è fiero. Ci vediamo al prossimo appuntamento. Ciao a tutti.